Siamo al momento conclusivo della 43esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato. E il momento conclusivo non può essere quello delle premiazioni e dei riconoscimenti di questa 43esima edizione. Per cui, siccome sono tante le cose da premiare, le persone da premiare e tutta una serie di particolarità che hanno caratterizzato questa 43esima mostra mercato del tartufo, inizierei appunto dall'origine, dalla premiazione dei bozzetti che hanno permesso poi la realizzazione del manifesto, che è stata l'immagine di questa edizione. Invito qui accanto a me Aurelio Cupelli e chiedo di far salire sul palco Anna Braschi, Ilaria Borgioli e Giuseppina Arzilli. Accogliamoli con un applauso. Allora. Ecco Aurelio, com'è andata la premiazione e soprattutto come si è svolto questo concorso del bozzetto? Buonasera a tutti. Quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa insolita, per come negli anni è stata ideata e organizzata la realizzazione del manifesto ufficiale della mostra. Abbiamo pensato di condividere la realizzazione e la scelta con grafici, professionisti e non della nostra zona. Abbiamo indetto un bando. Al bando hanno risposto 12 partecipanti. I bozzetti sono quelli che vedete esposti lì in quel pannello. E abbiamo costituito una giuria e la giuria ha scelto l'immagine che sicuramente riconoscerete, che è quella del cagnolino con il tartufo in bocca. Come tutte le cose, anche questa è una cosa che è da essere resa più perfettibile, però è una strada che comunque noi vogliamo continuare, quindi sicuramente se il nostro consiglio di amministrazione proseguirà nell'attività, andremo a rinnovare il bando anche il prossimo anno e cercheremo di migliorare la soluzione che verrà realizzata. Naturalmente, come avete visto, il bozzetto non è altro che un'idea su cui poi è stato realizzato il manifesto di per sé. Adesso vi do la parola. Io Aurelio direi intanto di fare un applauso ai vincitori del bozzetto e con la selezione vincitrice e direi di procedere con la premiazione di Giuseppina Arzilli, che è il bozzetto che è stato poi scelto. Premio Aurelio Cupelli, consigliere di San Miniato Promozione. Bene, grazie. Le opere degne di menzione, abbiamo premiato adesso Giuseppina Arzilli che è l'opera più meritevole. Come dicevo prima, le opere degne di menzione sono quelle realizzate da Anna Braschi, che è qui con noi. Sono le premiazioni. E da Ilaria Borgioli. Te le mandano loro. Glielo dico io, glielo dico. Bene, grazie. Grazie a tutti voi. Intanto chiamerei anche i tartufai che durante questa edizione della mostra Mercato Nazionale del Tartufo hanno realizzato la caccia al tartufo, che è stata veramente un'esperienza che ha accolto l'attenzione di tantissimi visitatori. Ecco, un applauso a Montanelli, a Carmignani e ai loro cani campione. Ecco, magari ecco, se ci presenti anche
il vero protagonista, il vero di questo mercato, perché senza di lui non si farebbe niente. La vera protagonista. Macchia. Macchia da quant'è che cerca tartufi, li trova? Come funziona un po' la caccia a tartufi? Macchia da 6 anni che trova i tartufi e quando va in bosco diciamo che è brava e li riporta anche, insomma. Quindi io posso stare in macchina e lei me li porta. Diciamo, volte, non mangia i tartufi quando li prova, solo i piccoli pezzi. Solo e i poi li porta i pezzi grandi in bocca. È quelli vero? Grandi li riporta in bocca, sì. È veramente ben addestrata, non c'è che dire. C'ho questo, vediamo un po'. Dai, Macchia, vai. Un po'. Porta. Ecco, l'ha portato. Ecco, allora, questo è un applauso a Macchia. Un ovetto che viene utilizzato per l'addestramento del cane e dobbiamo iniziare molto presto. Diciamo, in concomitanza con lo svezzamento, dobbiamo far sì che il cane inizi a divertirsi e qua dentro ci sono i buchetti e c'è il tartufo che emana l'odore e il cane inizia così a giocare. Deve essere un gioco, il cane si deve divertire per diventare bravo. Allora, scusami Giampiero, ma se Macchia lo portiamo negli stand del tartufo, cosa succede? Lì probabilmente ci sta che faccia un po' di danni, diciamo. Sì. Allora, intanto giustamente, certo. Chiamerei anche il vincitore, annuncerei il vincitore del premio Stagnazza, che è Leonardo Bandini, e lo inviterei a venire qua sul palco con un applauso. Bravo! 21 anni, il più giovane ricercatore di tartufi delle colline Saminiatesi. L'emozione, sì. Raccontaci qualcosa, non è che te la puoi cavare così. Bene, per Spina voleva aggiungere qualcosa, ecco. Penso appunto sia un premio importante perché questo induce quello che fa la Prolofo, i commercianti a portare il tartufo qui in mostra. Questo è un incentivo per valorizzare la mostra, quindi un esemplare di 551 grammi è davvero davvero importante. In questa stagione penso se ne siano trovati pochi nel mondo grandi così, quindi brava davvero Monica. Grazie. Eppure ecco, questo è il riconoscimento perché ti consegna Nicoletta Bossi, non lo so che non puoi lasciare il tartufo a me. Per cui un applauso alla... Aspetta Monica, ci vuole ecco con una foto, questa è da... Vai. Un tartufo di 420 grammi, insomma, si può dire, insomma, è stata una bella giornata. Bellissimo. Però è stata una sola. È stata una sola? Delle giornate belle. Però ci può dire dove l'ha trovato? No, perché ecco, qui ci sono un po' di volontari che sarebbero disponibili a fare un giro dove sapete. Il suo nome come si chiama? Rocky. Ha distratto lei? Sì, tutto da me lo fa. Allora a Rocky e al mio compaesano, che anche io sono di Castelfranco, Fiorenzo Carmignani, va il premio. E il premio l'assessore Giacomo Gozzini, assessore al turismo e alle attività produttive del comune di San Miniato. Grazie. Secondo classificato è il signor Marco Donati, ancora di Castelfranco, che ha trovato un tartufo di 430 grammi. Buonasera e complimenti. Il suo tartufo che fine ha fatto? È già venduto. In Italia? Sì, sì. Non è che l'ha venduto, l'ha mangiato. Ecco, quindi dico, ci sono pareri di scontato. Non si tartufo. Lei dove l'ha trovato il tartufo? Su una pianta. Su una pianta. Ci si può usare anche la scala per montare. Anche con la scala. Questa è una nuova frontiera del tartufo, presidente di Agrippina. Il tartufo sugli alberi. Sono tremendi questi tartufani, non ti vedono niente, proprio mai. Allora, invito il presidente della Fondazione San Miniato Promozione delle Flor di Spina a premiare Marco Donati. E complimenti di nuovo. Complimenti per questo. Ma invece di
Ma la delega ce l'ha? Sì, va bene, c'è rilascio. Allora c'è, ha mandato tutto il padre perché almeno non riveli nessun segreto del tutto. No, cioè perché mi ha detto che l'ha trovato per la strada, forse l'aveva scavato un altro, lui. E poi è passato e l'ha preso in macchina, giustamente, anche senza cane. Sì. Senza cane campione. No, e lui, noi cani non ci siamo fatti, noi si va dietro a un altro e quelli gli scappano. Infatti, ecco quello che lei la traccia precedente, che è la nostra tecnica. Allora, direi per premiare Fabrizio Mannucci, insomma figlio di Fabrizio Mannucci, per il tartufo più grosso della stagione, Leonardo, di 480 grammi, inviterei due ospiti, tre ospiti veramente d'eccezione, il sindaco Vittorio Gabbanini, sindaco del comune Staminato, Senia e Edoardo Raspelli, che è stato con noi tutto il giorno e ci ha veramente gratificato con la sua presenza insieme a Senia. Di belle cose che hanno secoli di storia, come faccio a vendere? Me le tengo in casa, me le metto sul balcone coperte da incerata contro la nebbia, contro la pioggia, contro la neve. E così uno che ha un tartufo ha avuto la fortuna di trovare per la strada, anzi al casello autostradale era lì che giocavano a bocce, il tartufo da quel peso lì, e quindi bisognerebbe conservarselo. Molti sanno che il tartufo perde credo più del 10% al giorno, va male poi soprattutto. Anzi, c'è un aneddoto, una volta il mio amico nemico Gino Veronelli abitava in via Sudorno in una grande casa del 600 a Bergamo Alto, aveva due camerieri, due dipendenti cingalesi, e un giorno qualcuno gli ha regalato un tartufo di 4 etti che è sparito perché i due amici cingalesi avevano pensato il giorno dopo che quella patata puzzolente potesse essere buttata via. Ecco, se trovate lungo l'autostrada, quando vi fermate a far pipì, un tartufo di 4 etti, mi raccomando, non è la patata puzzolente e mangiatela subito. Ma io penso a mangiare, ma lei fa i soldi. I tartufi che si mangiano sono quelli piccini, quelli sono quelli giusti da mangiare, quelli grossi vanno venduti. Perché non mi dica che non sono buoni quelli grossi? Sì, sono buoni, però sono più buoni in tasca. C'è una vena di interesse, io pensavo che fosse emozione, commozione, passione, l'allevamento di questi cagnetti, non sono cagnetti, sono impiegati di banca. Ma vada via. Qualcuno ha detto che nelle terre di sinistra la gente ha il portafoglio sul cuore. Ragazzi, ma non è vero, ma un po' di emozione. Quel cagnetto, come si chiama il suo cagnetto, per esempio? Zago. Lì sono già un nome abbastanza straniero. E come l'ha istruito? Sì, nulla, all'inizio tipo gli nascondeva. Gli metteva i 5 euro e lo sì, gli metteva i 5 euro di sotto la zampa. E poi lui andava e sì, lui è un cane da soldi praticamente. No, ma perché dicevo, per trovarne uno grosso, santi i piccini prima bisogna trovarne. E si crede che i piccini prima non li mangi. Poi quando sei bello grosso, bello è pieno. Beh, direi di congedare con un applauso i nostri decisori, la sicuramente rilevante, e soprattutto a caso, che ha permesso questo ritrovamento veramente eccezionale. Però gli piacciono le donne, non sono stati tutti piccoli. Beh, siamo quasi arrivati. Mi piacciono le donne, c'è ancora qualcuno dall'antica. No. Allora, ultimi riconoscimenti importanti. Allora, diamo che ci dico di spostarsi con il fatto che siamo. Io a destra non mi sposterò mai, però se me lo chiedete. Allora, ultimi riconoscimenti importanti della manifestazione. Il riconoscimento alla giornalista Laura Villoresi del Corriere, che invito a venire qua sul palco, al Corriere, per la sua rubrica La Zona Gaia, che ha realizzato l'articolo che più di altri ha diciamo, messo in piedi questa 43esima oltre al mercato del tartufo, collegando tutti quelli che erano gli appuntamenti principali. Cioè, viene premiata da Delio Piordispina, presidente della Fondazione Staminato Promozione. Complimenti. Grazie. E poi ecco, Delio, ci siamo dimenticati qualcosa forse? Sì,
perché avevamo detto che abbiamo già terminato questa premiazione, però c'è un po' di profumo di tartufo. Un po' di profumo di tartufo, penso che, Veronica, te che dici? Vedo che sia una cosa che a una donna fa piacere. Ma insomma, se non c'è non c'è il tartufo, uno sta contento del profumo del tartufo. Però questo profumo non è per te. Come no? Non è per te, ma è per Ksenia, che è stata la nostra ospite. Oggi ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Scusa, ma cos'è il profumo del tartufo? Ah, ecco. Per cui abbiamo terminato di sera. Oppure. No, ci siamo dimenticati qualcosa, forse. Qualcosa... Seria si è premiata. Qualcuno da premiare, secondo me. Andiamo avanti. Io farei venire. In fin dei conti, un'altra cosa da dire: il tartufo l'80%, forse 90% è acqua. Quindi. La carriera professionale gastronomica come critico più importante d'Italia della nostra gastronomia. Questo è un bel tartufo, il profumo è buono. Molto, è molto equilibrato, forte però, è un tosto, sì, lo sto schiacciando con delicatezza, però è bello sodo. Come lo mangi? Allora, a morsi no, anche perché a morsi si fa in fretta a mangiare una qualunque cosa. No, io sono per la semplicità, io sono per un piatto di un tagliolino, al limite uno spaghetto, un tagliolino di pasta fresca, con tanto burro fuso senza salvia, o che burro crudo e poi una bella grattata, oppure il massimo dell'apoteosi è mangiato da solo, tagliato a fettine in un piattino e condito con un niente di olio e un nullino di proprio un pizzichino di sale, ma anche si può fare anche a meno. E così si sente più il sapore, va bene? Va benissimo. Si sente più il profumo perché addirittura ecco che. La chiusura, ecco, diciamo di solito spetta al sindaco, però le sorprese non sono ancora finite. Oltre al tartufo c'è anche un altro riconoscimento per il dottor Gastelli, che appunto consegna di sempre il sindaco Vittorio Gabbanini. Ecco, la targa di Porto dice 43esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato. Riconoscimento 2013 a Edoardo Gastelli, conduttore della trasmissione Mela Verde di Canale 5, per la professionalità e la competenza da sempre dimostrata come giornalista e gastronomo, per il modo colloquiale con cui parla di cibo e agroalimentare in TV. Il sindaco Vittorio Gabbanini, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Delio Pio di Spina. Grazie. Un applauso. Bene, allora si conclude qui la 43esima mostra nazionale del tartufo bianco, ma non ci fermiamo perché già da domani partiamo a pensare e a migliorare là dove non siamo stati capaci quest'anno la 44esima mostra nazionale del tartufo bianco. San Miniato è una città che si apre a questi eventi così importanti e ancora le presenze non le abbiamo, ma io credo che oggi sia stata una giornata splendida e che abbia dato tanti ottimi risultati per tutti noi. Noi cerchiamo come sempre di promuovere il nostro territorio. Ci siamo? Siete pronti? Forse sì, staccato. Anche meno. Bene, grazie a tutti voi, grazie ai nostri ospiti. E appuntamento alla 44esima mostra mercato nazionale.